Io un po' mi riallaccio al discorso di Daniele, quando soprattutto dice dovrebbero essere gli utilizzatori che sostengono i costi degli investimenti. E nel sistema idrico dell'idropotabile, il servizio idrico integrato, questo succede veramente, cioè siamo noi con le nostre bollette che paghiamo gli investimenti. Vorrei fare però un passo indietro, è un ragionamento sull'acqua. Cercherò di autolimitarmi e di mettere a fuoco alcuni punti, alcuni concetti. Intanto, come dicevo all'inizio, perché parlare di acqua col cambiamento climatico? La domanda che ci siamo posti è stata questa: ma perché c'è così difficoltà, non emerge il problema dell'acqua a sufficienza quando si parla di cambiamento climatico? La risposta che ci siamo dati è forse perché di acqua ne vediamo ancora tanta. Ne vediamo ancora tanta, ma quanta di questa possiamo effettivamente utilizzare? Veramente molto, molto poca. Perché gran parte è salata e di quella dolce gran parte è contenuta nei ghiacciai. Quindi i ghiacciai sono la nostra riserva di acqua dolce e di acqua utilizzabile, che è veramente una piccolissima parte di tutta l'acqua disponibile. Qual è il problema? Il problema è che, contestualizzando nella nostra situazione delle Alpi, i ghiacciai che sono le nostre riserve qui, non stiamo parlando di altre regioni, ma parliamo della provincia di Torino nello specifico, ma comunque del contesto alpino, i ghiacciai si stanno riducendo. Ci sono diverse previsioni. Comunque si dice, cioè dai dati, dagli studi scientifici, questa è un'intervista fatta a Renato Colucci, un glaciologo del CNR, nei prossimi 20-30 anni sotto i 3500 metri di quota i ghiacciai andranno a sparire. Questo significa che la nostra riserva di acqua dolce effettivamente disponibile nell'arco di 20-30 anni andrà a sparire. Questa è una notizia di questo sito svizzero Swissinfo.ch. Si riferisce all'estate 2017, in 14 giorni è stata persa l'acqua potabile che poteva essere consumata dall'intera popolazione della Svizzera, 8,5 milioni di persone, in un anno. Cioè in 14 giorni si è fusa la quantità d'acqua che avrebbe sostenuto tutta la popolazione in un anno. Quindi la situazione, non so cosa ne pensiate voi, ma a me pare abbastanza drammatica, eppure si continua a non percepire il problema dell'acqua. Si pensa all'Africa, si pensa ad altre situazioni, ma in realtà tocca da vicino anche noi. Adesso qui faccio un salto concettuale che immediatamente potrebbe non essere collegabile al discorso dei ghiacciai, ma la risposta a questa domanda in realtà è fondamentale ed è collegata al discorso dei ghiacciai, come vedremo alla fine, perché dipende molto da come consideriamo il bene acqua. Noi come Comitato Acqua Pubblica di Torino sono anni che ci battiamo per la gestione pubblica e la gestione in realtà superiamo addirittura il concetto di pubblico e diciamo che l'acqua è un bene comune. L'acqua è un bene comune, che significa non è né pubblica né privata, non è un bene che posso valorizzare economicamente, non deve essere valorizzato economicamente, ma è fondamentale per l'uso che si fa di questo bene. E quindi questo significa che l'acqua è importante per la sua funzione vitale, che serve a tutti, quindi universale, e che quindi intrinsecamente non può produrre profitto. Merce invece che cos'è? Il merce è un bene economico che invece è proprio oggetto di scambio e di appunto produce utili e quindi diciamo è tutto nell'ambito del
del discorso economico, dell'economia di mercato. E allora rispondere alla domanda acqua, bene comune o acqua e merce, perché è fondamentale anche rispetto al cambiamento climatico. Lo vedremo. Facciamo un passo ancora intermedio. Andiamo a vedere in Italia la normativa italiana, il codice dell'ambiente, che cosa prevede. Intanto dice che tutte le acque appartengono al demanio dello Stato, quindi in questo momento, in questo, insomma, nella nostra normativa, l'acqua è un'acqua pubblica, è un bene che appartiene al demanio dello Stato. Però dice delle cose anche molto, che vanno al di là, molto importanti. L'acqua deve essere gestita secondo criteri di solidarietà e devono essere garantiti i diritti delle generazioni future. E mi riallaccio al discorso del giudizio universale. Terzo comma dell'articolo 144, bisogna evitare gli sprechi. Questi sono i principi contenuti nella sezione terza, gestione delle risorse idriche, del nostro codice dell'ambiente. E c'è addirittura un articolo specifico, 146, sul risparmio idrico, dove si dice che entro un anno dall'entrata in vigore della questa parte del decreto, le regioni adottano le misure per eliminare gli sprechi e migliorare la manutenzione delle reti. Questi sono articoli di giornale apparsi nel mese di settembre, quindi un mese fa. Questo pochi giorni prima e questo pochi giorni ancora prima. Solo nel mese di settembre tre articoli di giornale su tre voragini aperte a Torino a causa delle perdite dalla rete idrica. Ci siamo un po' divertiti, insomma, si fa per dire, ma ci ha incuriosito questo fatto, abbiamo provato a fare una piccola ricerca. Questi sono su tutti gli articoli, tutti, alcuni degli articoli di giornale che abbiamo trovato sulle rotture di tubi nel territorio di Torino e provincia. Ricordiamoci il principio della legge, no? Che bisogna assolutamente mantenere le reti ed evitare lo spreco idrico. A proposito di spreco idrico, vediamo chi si occupa del governo del servizio idrico, che cosa dice, a che punto è la situazione del nostro spreco idrico nella nostra provincia di Torino. L'ATO, l'ente di governo d'ambito, nel suo piano d'ambito del 2016, dichiara una perdita dalle reti variabile tra il 28 e il 35%, secondo che si sia in città o fuori città, e stima in 4.000 interventi di riparazione le fughe all'anno. I nostri calcoli sono un po' diversi. Noi siamo partiti dal quantitativo di acqua prelevato dall'ambiente, sottratta l'acqua fatturata, quindi al rubinetto, arriviamo ben a un 48% di spreco idrico. Quando abbiamo contestato questi dati, abbiamo presentato il nostro calcolo, l'ATO ha risposto che ci sono tutta una serie di fattori per cui questa semplice sottrazione non va bene, non è significativa, e ha dato questo numero, che in un anno, nel 2013, la rete idrica dell'ambito perde 92 milioni e rotti di metri cubi. 92 milioni di metri cubi, che raffrontato al fabbisogno di tutto l'ambito nello stesso 2013 è più della metà del fabbisogno, cioè io ho bisogno di 100 e te ne devo dare almeno 150, perché più di 50 li perdo attraverso le reti. E quindi a questo punto la domanda è: ma allora di che cosa ho bisogno? Adesso volevo farvi vedere questo video, ma ve lo risparmio un po' perché non abbiamo più tempo e un po' perché vi avrei fatto vedere i nostri personaggi chiave della società che gestisce il nostro servizio idrico, cioè l'ingegner Paolo Romano e l'allora presidente, adesso non mi
viene più il nome, Lorenzi, che quando è stato presentato il piano industriale di SMAT, cioè se voi adesso non lo ascoltiamo perché non abbiamo tempo, ma le parole spreco idrico, problema dei tubi, non appare minimamente. Il loro discorso è orientato alle grandi opere: dobbiamo fare 3 grandi investimenti, l'acquedotto della Valle Orco, dobbiamo pensare alla depurazione col collettore mediano e dobbiamo fare il revamping dell'impianto. Per carità, saranno opere indubbiamente utili, ma noi qualche dubbio ce l'abbiamo, il video dell'Orco prima, insomma, qualche dubbio ce l'abbiamo, ma soprattutto non, dal loro discorso non emerge per niente il problema della manutenzione dei vecchi. Cioè, per la nostra società di gestione del servizio idrico integrato, il problema della manutenzione delle reti non esiste, non ha priorità, non ha nessuna priorità. Eppure abbiamo visto tutti i passaggi prima. Allora, bene comune o merce? Il discorso è che se chi gestisce l'acqua, e anche Daniele si capiva chiaramente dalla disamina del problema che ci ha raccontato, dipende sempre dalla logica con cui si affrontano le questioni. Se l'acqua è un bene comune e non deve produrre lucro, allora la gestione di questo bene ha un solo fine, quello di darci il servizio, perché tutti gli utenti possano usufruire dell'acqua a costi equi, giusti, e quindi, come dire, il provento delle bollette deve essere utilizzato per sistemare la rete, per fare gli investimenti che servono. Se invece l'acqua viene gestita come una merce, allora il discorso cambia, perché allora io, il mio obiettivo non è solo quello di fornirti servizio, o meglio, il fornirti servizio diventa il mezzo invece per recuperare denaro attraverso gli utili. E allora qui perché metto la videata della nostra campagna di Cassazione? Perché questo è un esempio veramente molto chiaro della logica di gestione come merce dell'acqua. Ricordo brevissimamente la questione del conguaglio, perché ho già sforato. La SMAT ci ha fatto pagare un conguaglio per acqua non consumata. Dal 2008 al 2011 SMAT aveva previsto un certo consumo di acqua. I cittadini sono stati, perché era il periodo della crisi, come ci ha ricordato Tartaglia, sono stati risparmiosi, hanno consumato molta meno acqua. Ma questo cosa vuol dire? Che la SMAT ha incassato molti meno soldi. Questo è il paradosso di gestire l'acqua come merce. Che il virtuosismo di risparmiare acqua diventa un ammacco di cassa nella società che gestisce il servizio idrico. È per questo che noi non possiamo permetterci, e sempre di più alla luce di quei ghiacciai che si stanno sciogliendo, non possiamo più permetterci di gestire l'acqua come una merce. È diventato ormai, come dire, almeno secondo la nostra logica, inevitabile occuparsi dell'acqua come bene comune, proprio perché paradossalmente, e qui abbiamo cercato di spiegare in poche parole, il cittadino che ha risparmiato acqua gli è poi stato imposto in bolletta un conguaglio perché la società non aveva incassato i soldi, e quindi tu adesso me li dai 5 anni dopo, tu adesso mi dai i soldi come se avessi consumato tutta quell'acqua che io avevo previsto. Su questo c'è una campagna legale in corso, una causa legale in corso, e appunto questa è la nostra campagna di raccolta fondi per andare avanti su questa. Ma qui lo mettevo non tanto per dire della campagna, ma perché è esemplificativo della gestione dell'acqua come merce e non come bene comune. Vado alle conclusioni. Perché questo discorso si lega al cambiamento climatico? Perché l'acqua sarà una delle risorse strategiche, perché diventerà l'acqua, ovviamente quella pulita, quella che possiamo bere, diventerà una di quelle risorse sempre più critiche
per il futuro. E quindi diventa fondamentale la gestione di questo bene con la logica della gestione del bene. E quindi ovviamente noi chiediamo che venga gestita come bene comune e non come merce, e addirittura di fare un passo in più, perché se l'acqua è un bene comune e conta il suo uso, il suo utilizzo, siamo noi utenti che dobbiamo occuparci in prima persona, o perlomeno partecipare alla gestione di questo bene. E di conseguenza la nostra strategia di adattamento deve essere quella di mettere al riparo l'acqua da qualsiasi tentativo di privatizzazione, mercificazione, speculazione finanziaria. Purtroppo l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, SMAT continua a essere una società per azioni, ancorché i soci siano tutti pubblici, però la logica del gestire l'acqua come una merce, per esempio, la vediamo con l'azione che è stata fatta degli idrobond. Quello che chiediamo, anziché fare le grandi opere, è quello di un piano straordinario di sostituzione degli acquedotti, perché non ci possiamo più permettere di perdere più di un terzo dell'acqua che preleviamo dall'ambiente, perdere per strada, e poi di lavorare sui nostri comportamenti, ma soprattutto sulla nostra percezione. Questo fatto che l'acqua, anche appunto dialogando con i ragazzi dei Fridays for Future, l'acqua non emerge ancora come problema critico per il cambiamento climatico. Come dire, facciamoci portatori, ciascuno di noi, di questa invece consapevolezza che deve essere in realtà sempre più compresa da tutti, perché invece anche per noi, per la nostra situazione territoriale, diventerà un problema sempre più critico. La chiudo qui e passo la parola al medico dell'ISDE, dell'Associazione Medici per l'Ambiente.